Buongiorno, siamo a Bujur. Dopo una nottata al vento, ci troviamo qui in questa piccola cittadina. Dobbiamo fare anche le schede, rinnovare le schede telefoniche e prendere questa decisione importante. Ma vedremo, abbiamo ancora un'ora. Sono decisioni che vanno di ora in ora, insomma. Decisione che dobbiamo prendere se scendere, proseguire verso il Sahara occidentale, quindi scendere in Mauritania, oppure risalire e goderci il Marocco in tutta tranquillità. Qui il Sahara occidentale ci sta mettendo a dura, dura, dura prova. Le gatte non stanno bene, hanno una dissenteria esagerata e non escono da giorni, fanno tenda e tenda, macchina, tenda, macchina. Abbiamo provato a prenderle in braccio per fargli vedere che c'è molto vento, hanno capito che è un territorio ostile, così come l'abbiamo capito noi. Quindi tempeste di sabbia, vento a 60-70 km orari, una roba esagerata. E vedremo, decideremo ancora in questa ora e mezza. Per il momento laviamo l'auto qui alla stazione di servizio, la sta lavando Francesco perché preferisce così. Lui sa i punti deboli dove stare attento, i punti dove si sporca di più, dove si sporca di meno, insomma preferisce farlo lui il lavaggio dell'auto. Adesso aspettiamo che finisce e poi ci fermeremo qui da qualche parte e temporeggeremo finché non attiviamo le nuove schede telefoniche. Dice che c'è molta molta pressione. L'altra volta era regolabile, questa non lo so, evidentemente non lo è. Ragazzi, buongiorno. Che lavata. No, non avete idea della pressione di quella roba lì. Una roba mai vista, eh? Io sono grosso, 120 kg, e se non puntavo i piedi mi spostava. Comunque, non so se la sciura Moira ha dato il buongiorno, ve lo do anche io, buongiorno. Le cose vanno come devono andare. Il titolo del video è Le cose vanno come devono andare. Perché le cose vanno come devono andare? Se vi ricordate, l'ultima clip è stata quella dove noi tentiamo, andiamo in giù, spingiamo e robe varie. No, non si può andare. Abbiamo abbandonato l'idea di scendere giù Mauritania e Senegal per diversi motivi che ora vi spiego. Prima di tutto, la notte scorsa abbiamo fatto una notte di merda. Vento a 60 km all'ora, non abbiamo dormito nulla. E qui adesso danno 4 giorni praticamente di tuoni e fulmini. Sole spettacolare, ma il vento è potentissimo. La sera sale il vento, quindi per noi che viviamo on the road è un problema, più che altro per noi che viviamo in tenda è un problema. Ma poi, ragazzi, abbiamo fatto molte, ma molte riflessioni. Le gatte non stanno uscendo da 3-4 giorni perché ovviamente siamo nel deserto e non escono. C'è sempre vento. Stamattina la sciura Moira voleva lavarsi i capelli, non è riuscita a lavarseli perché c'era un vento allucinante. La polizia continua a romperci le palle su dove parcheggiarci, andate nei campeggi che non ci sono, andate negli hotel e via dicendo. Abbiamo fatto una riflessione, sarà così da qui fino in Senegal, perché in Mauritania è peggio ancora. La Mauritania c'è il doppio del vento che c'è qua, non ci sono i servizi che ci sono qua, e a un certo punto io e la Moira. Sura Moira, abbiamo fatto, perché voglio che ci sia anche lei. No, io ho già detto che stavo prendendo questa decisione, ma è presa. Abbiamo fatto una riflessione insieme. Noi non siamo in giro, come diciamo sempre, in vacanza. Per noi questa è una sofferenza, stiamo E soffrendo, noi però siamo esseri umani, le gatte stanno soffrendo e non si può finché fare soffri un così. giorno va bene, finché soffri due, ma qui siamo già al quarto giorno di sofferenza e calcolando la Mauritania ne avremo almeno altri 10. No, non è così. Però le cose vanno come devono andare. Torno davanti che c'era meno vento, ragazzi. Le cose vanno come devono andare perché siamo tornati a Bujur. Vi metto la mappa così almeno vedete dove siamo. Dove eravamo prima, ve lo metto con una bandierina e vi dico dove siamo ritornati. Perché a questo punto non arriviamo neanche a Dakar, a Dakhla, che è l'ultima città del Maro, del Maro, no, scusate, l'ultima città del Sahara occidentale. Non ci arriviamo perché non ha senso, perché comunque va da Dakhla. C'è solo vento, kitesurf e hotel. A noi non ce ne può fregare di meno. Ci risparmiamo 700 km.
350 l'andata e 350 il ritorno, perché tanto comunque ritorneremo in su. Le cose vanno come devono andare perché siamo ritornati a Bonjour, dovevamo fare la scheda Inui perché abbiamo finito i giga. Beh, udite udite ragazzi, scopriamo che la Inui, grazie al venditore bravo in gamba, molto 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 preciso nello spiegarci, fa un pacchetto giga illimitati. Sì, se tutto va bene abbiamo finito di cercare wifi come i ladri. E giga illimitati, 25 euro al mese, adesso ho detto un'oretta e vi si attiva praticamente la linea, staremo a vedere. Io le cose troppo belle non ci credo, questa è una cosa troppo bella per noi, perché veramente questo mese abbiamo già speso 50 euro di linea per avere 88 giga che sono finiti in 4 settimane, in un mese, quindi sono veramente pochi, rubando wifi qua e là, destra e sinistra, però vabbè. Quindi prima grandissima bella notizia. Però vabbè, abbiamo già deciso di tornare in su, adesso abbiamo fatto sta scheda e buonanotte. Altra bellissima notizia è che mentre camminavamo, a un certo punto, ciao Italia, un signore, un marocchino, ci fermiamo, parlava bene italiano, ciao, come va? Fa, anche voi stavate vedendo la gara a Dakar, faccio quale gara? Fa, no, perché noi vedevamo delle macchine, delle moto scendere in giù, pensavamo che andassero a Dakar, invece no, c'è una piccola gara a Dakar, e quindi tra virgolette anche per quello, vedete, saremmo scesi per nulla, perché uno dei motivi anche per cui andavamo a Dakar è per vedere queste moto e macchine che corrono. Però vabbè, pace amen. E fa Discovery 4, tanta roba, eh. Io lo guardo, dico guarda, non ne ho incontrati qui, fa, ma qua non ne incontrerai. Mi fa, io ho un'officina a Zagora, che è il posto dove andremo a visitare più avanti. Fa, io ho un'officina a Zagora solo per Land Rover e ho lì D3 in riparazione. Quindi fa, è una macchina che conosco benissimo, fa, se hai da fare lavori o hai bisogno di ricambio o robe varie, fammelo sapere. E gli ho detto, guarda, io dovrò fare tra 3-4 mila chilometri il service, il tagliando, e poi vorrei cambiare i cuscinetti di due ruote che non li ho mai cambiati. E lui mi fa, ora vai tranquillo, me lo dici e vieni su e mato sono il telefono. Quindi le cose, ragazzi, vanno come devono andare. Se noi spingiavamo stamattina a svegliarci e a continuare a scendere, non avremmo trovato sta storia dell'offerta Inui, non avremmo incontrato questo signore e sostanzialmente non avrei neanche lavato la macchina, perché da qui in giù praticamente non ce n'è più, la macchina non ne poteva più, era praticamente... Cioè io adesso sono... ho aperto il vano motore perché voglio dare una pulita, voglio ingrassare il timone che non l'ho più ingrassato, non avete idea veramente della terra che è uscita, ragazzi, eh? E merito della pressione, io capisco perché hanno una pressione così potente le lance, perché questi lavano macchine che magari stanno una settimana nel deserto, la polvere finissima. Devo smontare anche il filtro dell'aria, gli do una controllata, cioè un po' di manutenzione ordinaria. Comunque niente, volevamo esordire il video così, le cose vanno come devono andare ed è così, ragazzi, sostanzialmente. Voi potete spingere la vita in una certa direzione. Se però la vita deve andare in quella direzione, tanto meglio, lo state spingendo nella direzione corretta. Ma se voi a un certo punto continuate a spingere e vi rendete conto che invece la vita vi sta dicendo di no, perché noi ragazzi in questi ultimi 4 giorni le abbiamo viste di cotte di crude, vento a manetta, esercito che ogni 2x3 ci ferma dicendoci qua non potete stare, qui non potete stare, le gatte che comunque vada non stanno bene perché erano abituate bene o male tutti i giorni a uscire, ma sono 4 giorni che non escono perché fuori c'è un vento allucinante. La gatta scende ma dopo 5 minuti ti chiede di rientrare perché non ha alberi per ripararsi, non ha cespugli, cioè qui non c'è niente. E quindi la decisione poi di non andare giù è stata proprio presa in quella, perché Mauritania è peggio che qua. Mauritania non ci sono foreste, a meno che non vai nell'entroterra e vai a cercare quell'oasi, ma non è il nostro caso, non c'è nulla. E in più il meccanico qui c'è l'officina, certo, fa, ragazzi, sapete bene che Mauritania è un po' la terra di nessuno e i senegalesi tendono a voler entrare in Europa e quindi vengono in su, quindi il mio consiglio è, se lo fai in 2 o 3 macchine allora va bene, se lo fate da soli evitate. Tanto il Marocco è enorme, noi abbiamo visto una piccolissima parte che è la costa, ma il Marocco è enorme. Adesso poi le temperature andando avanti cominciano a scendere nell'entroterra, quindi possiamo anche addentrarci sulle montagne, che è un po' quello che vogliamo, perché quei 2 giorni che abbiamo fatto su in montagna qua, sia noi che le gatte abbiamo respirato aria fresca, cioè la montagna è la montagna, ragazzi, il mare è tantissima roba. Però quando hai un vento, ragazzi, a 40-50 km all'ora non stai bene all'aria aperta, soprattutto poi sulla costa. E quindi vabbè. Ora, pulita generale al motore di Pachi, smonto il filtro dell'aria così gli do una guardata
e ingrasso il timone, faccio tutte quelle manutenzioni che fino adesso non sono riuscito a fare perché c'è vento. Cioè io ingrasso il timone, ma se io stacco il timone, ingrasso la palla in mezzo al vento e alla sabbia, mi finisce sulla palla, tanto vale. Quindi capite anche che il vento, finché sono 20 km all'ora, è un conto, quando sono 50 non vivi più. E adesso comunque fortunatamente siamo un po' riparati, perché all'interno delle città questo vento potente non tanto si sente. Però c'è, comunque vada, c'è. Vabbè. Manutenzione. Allora, prima operazione che faccio, smonto filtro dell'aria che è qua sotto, vedi l'ora controllata. In teoria con lo snorkel io ho anche il separatore, questo qua ragazzi, che sostanzialmente separa particelle grandi, medie e piccole, quindi in teoria non dovrebbe essere sporco il filtro, però gli diamo un'occhiata. Allora, guardate qui quanta polvere, ragazzi. Madonna mia, un occhio a fumico, guarda che roba. Ragazzi, meno male, eh? Allora, operazioni di riassetto le abbiamo fatte tutte. Il fruscio che sentite, ragazzi, non sono vetri aperti, ma è il vento. Anzi, per farvi capire quanto vento che abbiamo, macchina con la convergenza perfetta. Io ora mollo il volante, vi faccio vedere quanto spinge la macchina. Guardate, io mollo il volante, stop. Porca troia, c'è un vento allucinante, proprio allucinante. Adesso che abbiamo finito le operazioni, andremo a El Aaiún. Siamo già stati, quella cittadina dove abbiamo preso l'hotel, e sono 180 km, e poi dopo continueremo a salire. Decisione presa, ma al di là di tutto ci sentiamo più sereni, no? Sì, sembra di tornare un po' più nella civiltà. Io così nel nulla non mi piace stare. No, ma sembrava che stavamo nuotando controcorrente, cioè tutto quello che facevamo andava contro, come per dire non andate giù, non andate giù, fermatevi, non ha senso che andate giù, perché noi sostanzialmente, come ho detto prima, facciamo questa vita perché ci piace vivere on the road, però con le nostre abitudini, con il nostro comfort, con le nostre... no? Sì, io Qui non potevamo, cioè qui eravamo alla mercé praticamente del militare che ti manda via, alla mercé del vento, che il vento determina tutto, ragazzi. Ripeto, stanotte un vento allucinante, cioè abbiamo dormito una malissimo. volta quando si pensa a deserto si pensa a quella sabbia fine, tipo la sabbia del mare, no? Qui è come una cava a cielo aperto. Sì, Tu sì, sì. dormi nella terra, non si parla di sabbia. Dormi e vivi nella terra, perché il Terra, terra. discorso che dicevo stamattina, hai due opzioni nel Sahara occidentale. Una è quella di correre, camminare, quindi ti chiudi in macchina, cruise control, 100 all'ora e arrivi alla città dopo.
oppure non andarci, perché fare quello che facciamo noi qui impossibile non lo è, perché vi dico la verità, se non avevamo le gatte, Magari la sopportazione magari sarebbe la stata sopportazione diversa. sarebbe stata diversa, lo avremmo fatto, avremmo stretto di più i denti e comunque avremmo continuato. Ma abbiamo proprio visto che le gatte stanno Stanno soffrendo, male. loro e poi dietro di loro stiamo soffrendo anche noi. E quindi pace amen, vedremo bene il Marocco. Abbiamo già chiesto a un poliziotto qui nei checkpoint per rinnovare il famoso visto, perché voi, come vi ho detto nel primo video, quando siamo entrati, avete 3 mesi come visto turistico. Però noi, col fatto che in teoria saremmo scesi e usciti dal Marocco per entrare in Mauritania, avremmo azzerato questo visto. Non uscendo dal Marocco, bisogna andare in una stazione di polizia, che neanche fa la posta. Il meccanico stamattina ci ha detto: "Guarda, io ho degli amici in polizia, quindi quando venite su a Zagora, venite con me e rinnoviamo insieme questi mesi." Si rinnova tranquillamente alla polizia, quindi faremo questo rinnovo. Adesso è passato solo un mese, aspetteremo un po' e poi dopo rifaremo questo rinnovo. E ci godremo tutta la parte interna del Marocco, le montagne che comunque non abbiamo visto. Ragazzi, qui non ci sono neanche alberi, cioè qui non c'è niente, capite? Cioè, Terra, l'avete visto nei molta video, terra. qui è deserto totale, terra, polvere e sabbia, con il vento costante tutti i giorni, che se vi va bene un vento a 20-25 km all'ora, se vi va male, come in questi 3-4 giorni che arriveranno, è a 50 km all'ora. Anzi, ha dato anche pioggia nei prossimi E ha dato anche pioggia, però ripeto sempre, a me la pioggia non mi fa nessun giorni. Sì, vabbè, problema, qui ti fa un fango esagerato. però il vento ti fa male. Niente, torniamo in su, adesso arriviamo all'Aiun, oggi arriveremo all'Aiun, decidiamo se andare in un campeggio o ci prendiamo un'altra camera d'albergo, non lo so, adesso vedremo, perché sia noi che le gatte siamo conci da buttare via. Ne abbiamo approfittato per fare tutta manutenzione che non siamo riusciti a fare, in più ho pulito la macchina, cioè ho ingrassato la palla, filtro dell'aria, ho fatto un po' di lavoro. Vabbè, proseguiamo.